Il caso ha voluto che il cedimento del solaio in camera da letto avvenisse poco prima delle 13, ora di pranzo. Per fortuna non ci sono feriti in quello che può definirsi un crollo annunciato. È accaduto a Bari, in via Spalato, al civico 28, al quartiere Madonnella. Una vecchia palazzina di 4 piani in cui vivono 13 famiglie, di cui 3 al pian terreno. Proprio in uno di questi appartamenti il solaio si è staccato in 2 punti, finendo sul letto. Un problema atavico, spiegano dall'ufficio tecnico del comune, legato più che alla staticità dell'edificio, all'elevata umidità annidatasi negli anni per mancanza di ventilazione in appartamenti angusti. E questo è stato determinato dalla presenza di forti umidità all'interno dei locali e quindi la carenza di igienico-sanitaria all'interno degli ambienti. Mancanza di ventilazione, manutenzione e insomma, quei requisiti minimi per poter rendere abitabile un ambiente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i tecnici del comune e il direttore generale Vito Leccese. Per precauzione si è resa necessaria l'evacuazione di 10 persone. Sarà necessaria l'evacuazione? Sì, sì, almeno 4 famiglie devono evacuare. Abbiamo detto già al proprietario del primo piano di puntellare l'appartamento e poi può accedere nelle altre stanze, perché una stanza soltanto è interessata all'appartamento del primo piano. Si tratta di 3 famiglie al piano terra e una al primo piano, tra cui una coppia con un bimbo di 7 anni e 2 coniugi disabili. Il comune ha garantito per qualche giorno l'ospitalità in un albergo cittadino, in attesa della messa in sicurezza delle abitazioni.